Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo finalmente qui su Spyro 2, una nuovissima serie, ovvero Spyro 2 Gateway to Glimmer, ma caccapupu. Allora, quindi siamo subito italiano, accesso memory cards, ingresso 1, non conti, crea blocco e sta cercando un nuovo gioco qua. Perfetto, incredibile. Allora ragazzi, vi mostrerò tutto quello che conosco su Spyro 2. Ma prima godiamoci il video. Smetterà mai questa pioggia? Non mi ricordo più com'è il sole. Dovremmo andarcene in vacanza in un posto caldo dove c'è il sole. Spiagge del drago, sì! Non ci sono più stato dall'ultima volta che prendemmo a calci Gnasty Gnorc. Che ne dici di una vacanza al mare? Spar! L'ultimo è uno Gnorc! Perfetto! L'ultimo uno Gnorchi! Sì! Perfetto! Aspettate, qua arriva il meglio. Ora funziona, professore? Quasi... Sistemo ancora un po' queste sfere. Forse non è una buona idea se portiamo qui un drago. Ripto si infurierà ancora di più. Hunter, stai calmo e smettila. Mai visto il libro del professore? Hanno artigli così, denti così e sputano fuoco così. Puh! Sembrano molto più pericolosi di Ripto. Questo è il punto. Ci serve un drago per fermare Ripto. E lo sai anche tu. Funziona! Funziona! Ecco il drago! Eccolo! Wow, che atterraggio! Ciao! Come si arriva alla... spiaggia? Ehi, che avete da guardare? Non avete mai visto un drago? Tu, un drago? Ti crea qualche problema, amicino? Amicino! Oh, ciao Gustavo. Bene, bene, qualcuno si è dimenticato di invitarmi alla festa. Cercavate di nascondermi qualcosa. Un drago? Avete portato un drago ad Avalar? Io odio i draghi! Ti faccio il culo. Ah, Cruz, uccidilo! Oddio, si è mangiata lo scettro. Si è mangiato lo scettro. No, imbecille! Hai mangiato il mio scettro! Faremo i conti più tardi! Ok. Chi era quello? Ripto. E noi dobbiamo liberarcene. Sta creando un sacco di problemi qui. Ma non ho tempo di spiegarti. Ecco, prendi questa guida magica di Avalar, ti aiuterà a capire qualcosa sui nostri mondi. Okay. Ora devo seguire Ripto e scoprire cosa ha in mente. Ci incontreremo più tardi nella foresta d'estate, ok? Va bene. Ehi, aspetta un momento! Oh, perché ci mettiamo sempre nei guai, amico? Niente vacanza, Spyro, niente vacanza. Comincia l'avventura. Intanto io direi che vorrei alzare un attimino il volume. Un attimino, ok. Perfetto. Allora ragazzi, vi mostrerò tutto, e dico tutto, quel che so di Spyro 2. Bug compresi, magari, cioè non bug, magari piccoli trucchietti che possono tornarvi utili, magari non avete finito il gioco e capo. Comunque andiamo, dai. Ciao Spyro, benvenuto a Barlume. Fortunatamente le lucertole sono appena arrivate e hanno cominciato a rubare tutte le tue gemme. Puoi fermarle? È ovvio che le fermo. Ah, un'altra cosa. Su Spyro 2, aspetta, se metto pausa si ferma un attimo, sì. Su Spyro 2 ho messo pausa per creare un attimino di silenzio, ecco perché con questa musichetta entro in panico un attimo. Su Spyro 2 finalmente hanno aggiunto i personaggi secondari, ovvero i tizi che avete visto nel video. Appunto c'è Hunter, un personaggio fantastico, la tizia mezza capra, mezzo quella roba lì, poi il professore, comunque personaggi che ci accompagneranno nel corso del gioco. A differenza del primo, qua ci sono dei dialoghi, cioè seriamente ragazzi, cioè seriamente, porca troia, cioè poi si vede benissimo, cioè guardate questa specie di HD è davvero fighissimo. Cioè anche se si vede comunque che è sempre pixeloso, però un pixel HDizzato. Mi piace questa roba. Comunque non perdiamoci in chiacchiere e prendiamo tutte le robe, sperando che non si bughi nulla. Aspetta. Ok, prendiamo tutte le gemme. Come sempre ragazzi dobbiamo completare tutto. Voi non sapete una cosa, almeno non penso che la sappiano tutti. Diciamo che i programmatori del gioco non hanno notato una cosa. Tanto tu muori adesso. Adesso se vedete non si droppano più le gemme dai mostri, ma si droppano queste specie di anime. Sì. Madonna, minchia che sensibile. Oddio, è sensibilissimo il joystick. Comunque guardate adesso. Oh, guarda, oh, sì. I salti, guardate. Oh, sì, finalmente, porca troia. Comunque i programmatori non hanno notato una cosa. Guardate il salto normale. Ok, guardate adesso. Cioè, nel senso, guardate. Cioè, questo qui è una specie di doppio salto. Nel senso che non l'hanno notato i programmatori. O comunque, se noi carichiamo mentre abbiamo il salto premuto, cioè, vi faccio vedere, aspetta. Vedete che là sopra Technic. Madonna, quanto è sensibile la rotella. Là sopra, se vedete, non ci può andare, teoricamente. Ma se adesso noi facciamo così, cioè seriamente ragazzi vi farò vedere ogni cosa di questo gioco. Cioè da piccolo non potete immaginare quanto io mi ci sono passato il tempo a fare queste cose malate. Seriamente. No, sì, vabbè, magari senza cadere. Così, come faccio a mostrare le cose se cado? Intanto la vibrata finale, guardate. Questa vibrata che, credetemi, salva la vita. Salva la vita. Tua madre! Posso... Dai, però... Cioè, come primo video... Cioè, posso fare tutti sti fei? Dai, porca troia. Ok. Riuscirà il nostro Peppo a farcela? Non lo so. Diciamo che da tanto che non gioca a Spyro 2, quindi metto un attimino di pazienza. Sono cose che mi ricordo di aver fatto da piccino. Zucca! Guardate. Tutto il livello. Diciamo che qua il mondo finisce, perché teoricamente qui sopra non ci potrebbe arrivare. Certo, teoricamente. Ma, io sono Peppo, io può, Cioè, guardate qua, ragazzi, guardate. Questo qua... vabbè. Madonna, sono... Vabbè, ok, perfetto. Ok, diciamo, sono caduto. Aspetta, torniamo indietro. Non l'ho fatto così. Torniamo indietro. Ok. Ciao Spyro. Elora, una mia amica, mi ha chiesto di aiutarti. Okay. Ogni volta che mi trovi, ti ricorderò i progressi che hai conseguito. Così. Ora mi mena con la bacchetta. Esatto. Questo suono significa che, quando sei in difficoltà, io ti ricondurrò in questo posto. Arrivederci. Il doppiaggio sembra che faccia cagare, quindi se non è come credi lascia un pollice in su qui sotto al video. Madonna mia, cioè, ma seriamente, ma chi parlerebbe mai così? Ma per favore. Ma cosa? Prendiamo tutte le gemme come sempre, ovviamente. Poi qua c'è sempre il riccone che deve rompere il cazzo. L'orso riccone, seriamente, penso sia il personaggio che tutti odiamo di più. Tutti quelli che hanno giocato a Spyro, penso sia il personaggio che tutti abbiamo odiato di più. Mamma mia, preferisco i nemici al riccone. Che questo qua, pur di levarti soldi, o meglio gemme, cioè seriamente fa di tutto. Aspetta, sì. La prossima volta, dai. Perfetto, dai, andiamo. Sì, la prossima volta, bello. Prendiamo tutto. Mamma mia, guardate come si muove bene. Oh, sì. Oh, finalmente Spyro che si muove decentemente. E nel 3 si muove anche meglio. Anche se il 3, vabbè, diciamo che il 3. Oh, stai calmino, Fabrizio, stai calmino, eh. Quindi sì, ma che cazzo vuoi? Non vedi che c'ho da fare? Ah, ok. Allora adesso vi faccio vedere una piccola cosa. Teoricamente qua non si può salire. Noi intagliatori di gemme siamo un po' troppo bassi per salire su queste scale. E tu non sembri più alto di noi. Quando saprai arrampicarti, torna a Barlume a trovarmi. Teoricamente, molto teoricamente, qui sopra non ci si potrebbe salire per il semplice fatto che su questo gioco ci sono le abilità, ovvero bisogna imparare a, come dire, a salire le scale, bisogna imparare a nuotare. Ehi, fantastico! Ah, sì. Il potenziamento libellula è attivo! Ora puoi accendere le lampade delle gemme che si trovano in questa grotta. Ok, ammetto che non ci poteva salire, eh. Ma sti cazzi. Allora, dai ragazzi, dai. Gente, non c'ho voglia poi di tornare qua. Come vedete adesso ci sono i potenziamenti. Potenziamenti fighissimi, aggiungerei. Ok, e ci sono i minigame nei vari livelli. Seriamente ragazzi, Spyro 2 hanno aggiunto tante di quelle robe. Dov'è l'ultima cosa? Eccola là. Cioè, hanno aggiunto tante di quelle cose su Spyro che, credetemi, è diventato bellissimo. Grazie per avermi aiutato ad accendere le lampade, Spyro. Per un momento ho creduto che avremmo dovuto cancellare la partita di baseball di stasera. Vabbè, sti cazzi, qualcuno ha messo questa sfera tra le palle da baseball. Ah, pensavo avesse finito, chiedo scusa. Lo scopo di questo, Spyro, è raccogliere le sfere. Più avanti ci spiegheranno anche il perché. Comunque, non perdiamoci in barbabietole. Che comunque c'è anche un altro metodo per salire qua, eh. C'è anche un altro metodo. Raga, da piccolo, seriamente, raga, ne ho provate di tutti i colori. Ne ho provate di tutti i colori, seriamente. Non immaginate neanche quanto io ne abbia provato. Aspetta, tipo salire qua sopra, no? Teoricamente è impossibile, no? Certo, teoricamente. Ora non so se è davvero impossibile, però. No, porca troia. Aspettate. Che guardate, col salto normale non si ci può arrivare. Salto normale. Vabbè, dai, la prossima volta, scusi, la prossima volta. Teoricamente dovremmo pagare il ponte a quello, eh. Cioè, qua noi non potremmo arrivarci, teoricamente. No, senza teoricamente, noi qua non ci potremmo arrivare. Però dai, facciamo, cioè, giochiamolo per come andrebbe giocato. Cioè, effettivamente bisognerebbe fare così, eh. Non potremmo andare avanti, altrimenti. Devi essere il drago di cui parlano tutti. Beh, drago no, temo che dovrai pagare per aprire il ponte. Ti costerà 100 gemme. Bastardo. Vabbè, paghiamo 100 gemme. Grazie, signor drago. Spyro, no? Ora puoi usare il ponte quando vuoi. È gratis. Sì. Spero di incontrarti ancora, quando avrai ancora più gemme. Ovviamente. Ovviamente, beh, quella lì che ci ammazza. Abbiamo aperto il ponte che teoricamente serve, perché questa cosa di questa specie di doppio salto essenzialmente non la sanno tutti, eh. Essenzialmente non la sanno tutti. Però chi la sa? No, aspetta, mi devo mettere meglio perché... Sì, vabbè, fanculo, l'abbiamo aperto il ponte, pure io, eh. Ok, va bene, perfetto. Fatto. Che intorno. Sì, lo so come si fa. Con L2 ed R2. Non lo vedi che lo faccio da 2 ore? Ah, ok. Adesso vi faccio vedere un altro modo come io ho fatto a salire là. Aspetta, il livello lo finiamo dopo. Aspettate. Allora qua... muori. Qua ci sta un altro potenziamento che ci permette di volare. Se noi andiamo là... Questo potenziamento si toglierà per evitare di farci salire. Però se stiamo molto attenti e precisi... Guardate che il potenziamento, guardate come finisce veloce. Guardate, però se noi facciamo così... Ah! Porca... Vabbè, ci si può arrivare. Io diciamo che dopo una ventina di tentativi ce l'ho fatta. E diciamo che sono riuscito a salire anche lì sopra con questo potere. Cioè senza dover andare a imparare... È la cosa, ovvero andare a imparare il fatto delle scale. Ma raga, ma che cazzo ce ne frega adesso. Diciamo che Spyro 2 mi piace tantissimo per questo, perché comunque anche se ci sono questi, diciamo, piccoli bug, comunque è bello e divertente Almeno io mi divertivo tantissimo così da piccolo. Non cercare i bug, perché alla fine non sono bug che tipo ti rovinano il gioco. Ti semplifichi, diciamo che è difficile da spiegare, però era bello farlo, tipo facendo così. E porca troia, non ci sono arrivato mai. Aspetta, se usiamo il doppio salto teoricamente ci dovremmo arrivare. Aspetta. Salve, sono deficiente io! Mi scusi! Permesso! Sono un cretino! Sì, sono deficiente io, vai, vabbè, sì, salve! Salve, sono scemo, salve! Perfetto, salve! Ed, quante cose sono qua? Aspetta, prendiamo... Aspetta, come? C'è un modo per aprire direttamente la guida? Allora, Barlume, 35%, ok, va bene, continua, ok. Perfetto, dai, prendiamo sempre tutte le gemme. Ma sta finendo il potere, sì, va bene, non mi interessa. Va bene, sì. Parliamo con sto tizio e ci darà una mini missione, cioè un minigioco. Il potenziamento supervolo è attivo. Ok. Puoi ricominciare ad accendere le lampade delle gemme. Ok. Accendi velocemente tutte le lampade e la lampada della gemma grande ti darà la magia per volare per un breve tratto. Ok, cammina, sì, va bene. Ok, dobbiamo accendere tutte le lampade, va bene. E qual è il problema? 1, 2, perfetto, 3, sì. Quella lì è già accesa. Ok. 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 Fatto! Ok, sto coso si mette a pisciare coriandoli. Grazie per avermi aiutato ad accendere le lampade, Spiro. Una fata mi ha dato questa sfera, ma... Le gemme mi piacciono di più. Prendila tu. Va bene. Va bene, ok, non stiamo qui. Vabbè, sì, ogni volta dover guardare tin tin è pallosissimo, però... Ehi! Fa parte del gioco, quindi it's alright. Ok, dai ragazzi, fatemi sapere se vi piace. Guardate, vabbè, ci penso io. Queste piccole lucertole hanno mangiato tutte le mie gemme. Ho provato a colpirle con le pietre, ma sono troppo veloci per me. Puoi provare a usare una delle mie pietre. Se hai domande, chiedi pure a me. Vabbè, vai, lancia. Perfetto, la prende automaticamente in bocca. Detto così sembra molto brutto, ma si lancia con cerchio. Mi devo ricordare un attimino come si mira. Vuoi prendere... No, sì, lo so come si fa, stai zitto. Devo mirare un pochettino più in basso. Bel tiro! Seguimi fino alla prossima lucertola. Ok. Sì, ora ti seguo. Ecco, guardate, sta vibrata finale con Y. Vabbè, con triangolo che hanno aggiunto. Oro! Oro, porca troia! Oro! Non prima che i salti erano precisissimi e stavi sempre lì a morire come una merda. Che bello. Aspetta un attimo. Sì, vabbè, aspetta. Sì, giuro che adesso ti seguo. Aspetta. Fammi prendere tutte queste cose. Aspetta. Fammi prendere... Ok, qua dentro non c'è nucazze proprio. Là non c'è nucazze. Ok, va bene, soltanto qua c'è sto coso. Ok. Perfetto. Dai, ti seguo. Ok, sì, saliamo. Perfetto. Magari... Cioè... Veloce. Veloce! Dai, vomitami. Sì. Dammi qua. Aspetta. Prendila in bocca. Perfetto, bravissimo. Ti ho beccato, lucertola di merda. No, non ce l'ho fatta. Aspetta, sì, arrivo. Comunque ragazzi, devo per forza ammazzarle con i sassi, perché ho provato anche a essere veloce con sto coso, ma guardate, si infilano nei buchi. Visto le stronze? Si infilano nei buchi e quindi non le si può ammazzare senza... Vabbè. Dove sei? Per colpire quella lucertola là in alto devi prima prendere la mira. Premi e tieni premuto... Sì, tirami la cosa. Perfetto, grazie. Nel culo te la tiro sta pietra se non la smetti, eh. Che mi applaudi, che sono deficiente. Allora, dai, rimirati. Dai, veloce, che devo finire il livello, mi scusi. Dai, andiamo! Mamma mia ragazzi, giocone. Cioè fammi tiri la... Grazie. Dove sta? Dove sta? Sopra? Dove cazzo sta? Ah, vabbè, sì, ok, ok, l'ho vista adesso. Chiedo scusa, non la trovavo. Salve! Ok, andiamo, 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 andiamo. Dove, dove? Perfetto, sì, andiamo, andiamo. Mamma mia, quanto sei lento, porca troia. Velocizza, muovi quel culo. Ah, sì, magari se... Cioè... Sì, salve. Dove sei? Dov'è? Ma dov'è? Devo pure andare piano, sapete, perché se no mi si rincoglionisce sto qua. Perfetto, con calma, non sia mai che dobbiamo correre. Beh, mi dai per favore la pietra? Guarda, guarda, guarda che mi fa dimenticare pure queste cose. Ok, perfetto, fatto. 400, ovviamente abbiamo 300 gemme, perché 100, vi ricordo, l'abbiamo data a quel deficiente là. Perfetto. Dai, l'ultima lucertola, dai, riminati, veloce! Guarda, guarda che... Madonna. Dove cazzo è? Ah, mi sa che là sopra. Infatti. Sì, sì, nel culo, nel culo. Perfetto. Aratti! Oh, hai salvato tutte le mie gemme dalle lucertole! Minchia! Ecco, prendi questa sfera. L'ha lasciata ieri una ragazza alata. Una ragazza alata, ma forse una ragazza che c'aveva la sorbente con le ali. L'hai capito? Una ragazza che aveva la sorbente. Ok, perfetto. Allora, guida. It's alright. Barlume 66%. Come Barlume 66%? Perché? Barlume 66%? Ah, perché ci manca il piccone magico. Ok, sì. Per chiudere direttamente non c'era il tasto, ma... Ok, va bene. A noi non deve importare questo motherfucker. Perfetto, andiamo! Andiamo! Guardate qua questi... Oh, sì, che posso salire due scalini direttamente. Spyro, grazie per averci aiutato a sconfiggere le lucertole. Prendi il talismano di Barlume in segno di gratitudine. Oh, ma di niente. Talismano, yes! Il portale magico accanto a me ti condurrà alla foresta d'estate, uno dei mondi di Avalar. Minchia! Porca troia! Ah, mi sono dimenticato di farvi vedere. Ma porca vacca. Quella roba iniziale che era figa. Ma porca vacca. Vabbè, dai. Oh no! Ehi, ciao! Non ci siamo ancora presentati. Mi chiamo Elora, e tu? Ciao, io sono Spyro. Tu sei una specie di capra? Sono un fauno, sciocco. Oh, scusa. Hai visto gli intagliatori a Barlume? Sì, mi hanno anche dato un souvenir. Dicono che è un talismano. Ti hanno dato un talismano? Perché? È speciale? L'ho appena messo nella guida che mi hai dato. Ci sono 14 talismani ad Avalar e sono tutti magici. Se ne recuperi abbastanza, possiamo usarli per sconfiggere Ripto. Oh, ciao, Anto. Dove sei stato? Mi sono perso. Spyro ci aiuterà a prendere i talismani. Io? Lui? Ascolta, Spyro. Ora non puoi proprio andare alle spiagge del drago. Ripto e i suoi mostri si sono impadroniti del castello della foresta d'estate. Devi assolutamente andare nei mondi di Avalar e convincere gli abitanti a darti i loro talismani. Potrai conservarli nella guida. Ehi, questo potrei farlo io. Perché lui non si limita ad arrostire Ripto? Hunter, non riesci neanche a trovare le tue scarpe da ginnastica? Come farai con 14 talismani? Anche le sfere sono importanti. Probabilmente ne vedrai, ma te ne parlerò più tardi. Nessun problema. Raccoglierò qualche talismano, sistemerò Ripto e sarò alle spiagge del drago per l'ora di pranzo. Beh, più o meno, Spyro, molto più o meno. Qui se ne parlerà forse tra un mesetto e mezzo o due, ma sì, ma lascia fare, ma lascia fare, ma come, ma come. Ok ragazzi, ci troviamo su spiagge No, su, vabbè, Barlume abbiamo preso il coso. Peccato, mi sarebbe piaciuto farvi vedere la cosa di... Ah, queste qui sono le nuove vite. Non sono più quelle statuine d'argento, ma adesso sono queste farfalle, che quando le mangia 5. Quindi ragazzi, se questo primo video di questa nuovissima serie vi è piaciuta, lasciate tanti pollicioni in su. Come vedete... Aspetta, posso andare sott'acqua? No. Ah, ancora non posso fare la... Ok, va bene, ancora non posso fare il... come si chiama? Va bene, ok. Come vedete adesso in determinati punti di acqua si può nuotare. Ancora non si può andare sott'acqua perché dobbiamo impararlo, come dobbiamo imparare il fatto della scala, ma hey, siamo fighi, noi l'abbiamo bypassato qualcosa. Qua non si può bypassare. Qua devi per forza imparare a guidare. Sì, devi imparare a guidare. Se vuoi andare sott'acqua devi imparare a guidare. Certo, funziona così in tutti i giochi, no? No. Quindi ragazzi, se questo primo video di questa nuovissima serie vi è piaciuto, morite brutalmente. Spollisciatelo tantissimo, nel mentre io continuo a prendere le gemme in questa zona perché fa fico, essenzialmente questo. Questa zona qua, giusto questa qua, giusto per completare, giusto per le manie di completismo di Pepo. Che seriamente ragazzi, io sono un tipo che i giochi piace completarli al 100% o comunque fare tutto il più possibile. Cioè fin tutto quello che posso fare lo faccio, di solito. Quindi ragazzi, spollisciate, noi ci vediamo ad un prossimo video dove continueremo l'esplorazione di cosa d'estate. Vi va bene e ciao ciao!